un paese di antica spiritualità, di tenace attaccamento alla tradizione. Era una veglia di preghiera e di festa quando abbiamo iniziato il nostro itinerario alla scoperta dell'Abruzzo e del Molise. E confusi tra la folla, abbiamo subito sentito il carattere forte, chiuso, orgoglioso di questa gente. Una prima emozione che i grandi paesaggi, altrettanto severi e orgogliosi, avrebbero poi confermato. Il fragore dell'elicottero e il nostro volo ha inizio da un verde prato di fondovalle. Verso l'interno delle due regioni, poche strade, difficili, sovente impervie, avevano tracciato dai tempi più remoti fino a pochi decenni or sono il loro tortuoso cammino tra monti, valli e altipiani. Non era facile raggiungere il borgo arroccato sull'alta cresta rocciosa o l'abbazia perduta nella solitudine e nel silenzio. A causa di ciò, nelle passate epoche storiche, l'integrazione di queste popolazioni nel comune moto di civiltà fu talvolta più lento che altrove, ma con impronte originali suggerite dal tenace carattere degli uomini. Con l'apertura di nuove e più veloci vie di comunicazione, fino alle modernissime autostrade, l'Abruzzo e il Molise sono ormai anch'esse alla portata di tutti. È il momento di una certa profonda trasformazione. E a queste terre, in questo loro momento storico, dedichiamo questo film. Il destino degli uomini, nella regione che da circa 8 secoli viene chiamata Abruzzo, è stato deciso principalmente dalle montagne. Qui, al riparo dall'urto immediato dei maggiori avvenimenti storici, quasi sempre considerati con diffidenza e inimicizia, e subiti solo come forzata conseguenza dei mutamenti politici e militari che sopravvenivano nelle regioni vicine, si è formato e consolidato l'Abruzzo. E gli abruzzesi sono rimasti stretti fra loro in una comunità di destino assai singolare, caratterizzata da una più che tenace fedeltà alle loro ataviche forme economiche e sociali. Fedeltà che sarebbe inesplicabile se non si tenesse conto che il fattore costante nell'esistenza di queste genti è appunto il più primitivo e stabile degli elementi, la natura. Ecco, più alto delle nubi, il cuore di pietra della regione, il massiccio del Gran Sasso, dal quale emerge, stagliato contro il cielo dell'alta quota, la cima del Corno Grande. La conoscenza delle montagne ha un'importanza primordiale per chiunque voglia capire queste terre, la loro storia e la loro gente.
Montagne costituite da calcari cristallini, biancastri o grigi. Grandiose gradinate spoglie o erbose che si alternano ad isolate selve di faggi, di querce, di frassini. Verdi altipiani di struttura alpina come quelli delle Cinque Miglia. Vallate deserte, ingombre di depositi alluvionali, ghiaiose, ciottolose, come mostrano le gole del Tronto, del Vomano, del Tirino, del Sagittario, del Sangro. Altre fertili, ricche d'acqua. E chi dei fiumi segue il corso, scopre che soltanto con uno sforzo di millenni essi poterono aprirsi una via di uscita verso il mare, incidendo nei massicci montagnosi fessure anguste e profonde. Non è pertanto da stupire se alla stessa guisa, nella continua lotta con le montagne, le frane, le alluvioni, i terremoti, la siccità, le serpi, si sia anche formata tanta parte dello spirito abruzzese, con i suoi terrori, i suoi miti, le sue leggende, le sue superstizioni e il suo carattere, tenace, paziente, diffidente, sobrio. Il Gran Sasso, la Maiella, il Velino erano le tre barriere montuose che difendevano queste terre verso l'esterno e la spartivano nel suo interno. Prima dell'integrazione sotto il dominio di Roma, gli antichi popoli della regione, i Marsi, i Peligni, i Marrucini, avevano qui vita autonoma, con costumanze e dei protettori diversi, ognuno nella propria valle. Siamo sulla Maiella, il secondo grande massiccio montuoso d'Abruzzo. I suoi contrafforti, le sue grotte, i suoi valichi, sono carichi di memoria. Negli stessi luoghi dove un tempo vissero innumerevoli eremiti, in epoca più recente sono stati nascosti centinaia e centinaia di prigionieri evasi e di partigiani, assistiti da gran parte della popolazione. Personaggi di avvenimenti disparati, ma che in comune ebbero la forza di una fede in cui credere, religiosa per taluni, per altri politica. In determinate circostanze, gli uni e gli altri capaci di eccezionali prove di generosità e coraggio. Di fronte a queste montagne, appena si entra in questo ordine di pensieri, è la figura di Pietro da Morrone che prima di ogni altra torna alla mente. Una figura limite, un archetipo. L'uomo che visse la sua esistenza in un remoto eremo, tra le rocce più impervie di questa montagna, dalla quale si allontanò solo perché eletto papa col nome di Celestino V, e che rinunciò poi alla tiara per poter tornare al suo rifugio lontano dal mondo, tra queste gole e in questa solitudine. Le montagne, che in passato, nei mesi invernali, erano praticamente invalicabili, sono state dunque i personaggi più prepotenti della vita abruzzese e spiegano con la disposizione delle loro valli aperte verso il sud e chiuse verso il nord il paradosso maggiore della regione. L'Abruzzo, situato nell'Italia centrale, appartiene in realtà all'Italia meridionale. A conferma di ciò si evoca la storia. La regione ricevette il nome di Abruzzo verso il 1170, dopo l'annessione al Regno di Sicilia. E in seguito, salvo brevi periodi, ebbe sempre la stessa sorte politica dell'Italia meridionale, volta a volta governata dai Normanni di Capua, dai Normanni di Puglia, dai Normanni di Sicilia, dagli Svevi, dagli Aragonesi, dai Castigliani e infine dalla dinastia dei Borboni, designata dalla corte di Madrid a reggere l'intero reame. Il mutamento delle stagioni, in terre ove la natura è ancora così prepotentemente la protagonista, assume peso e valori particolari. In Abruzzo e nel Molise, l'arrivo della primavera è il vero inizio di un nuovo anno. È il momento dei matrimoni, perché è il momento della vita che rinasce, delle feste, della gioia. È il tempo delle fiere, dei mercati, degli incontri. Il tempo in cui ci si ritrova faccia a faccia sulle piazze dei paesi, dei borghi e dei centri urbani dopo il lungo silenzio dell'inverno.
festa tanto più grande, quella della primavera, quanto più il paese che la celebra si trova alto e perduto tra valli e gole profonde, ove per lunghi mesi è rimasto praticamente isolato. Sorvoliamo l'abitato di Barrea, nel cuore dell'Abruzzo. Rocce e lembi di terra coltivati a fatica. Contrariamente al resto dell'Italia centrale, dove prevale la mezzadria, le campagne abruzzesi sono per lo più deserte. La vita dei contadini si svolge in borghi come questo, ecco Scanno, dove assume forme severe, umili, dure, scarne, concentrata nei fatti essenziali della condizione umana, il nascere, l'amare, il soffrire, il morire. Paesi come mucchi di pietre grigie. Si sa che gli antichi preferivano costruire sulle alture per difendersi dalle alluvioni e dai vicini. Il paese di Corfinio, che ricorda la Lega dei Popoli dell'Italia centrale contro Roma. E le case di Opi, sospese sul ciglio di rocce alte su pascoli verdi. Rocca di Mezzo e Castel Petroso, un paese d'Abruzzo e uno del Molise, comuni come 100 altri di antica storia e spesso gelosi custodi di tesori d'arte, ma a causa della stagnante economia della zona, da molti decenni rimasti pressoché immutati nel numero dei loro abitanti, quando addirittura non regrediti. Stiamo volando ai confini tra le due regioni. Ecco Cerro al Volturno. In queste terre i comuni hanno perduto molte decine di migliaia di abitanti. Alcuni paesi montani sono ormai quasi deserti. Un esodo di cui restano a muta testimonianza le case abbandonate di tanti paesi come questo, Rocchette, in provincia di Isernia. Questa, dovuta al richiamo dei grandi centri, è la terza grande emigrazione della popolazione locale. La prima fu la conseguenza dei terremoti e delle pestilenze del XVII secolo. E la seconda si svolse ai primi anni del Novecento, in seguito alle epidemie che distrussero i vigneti delle zone collinose più fertili, e fu una vera e propria fuga di tutta la popolazione valida da tanti paesi ormai cancellati per sempre. Con il paese cade in rovina la rocca e il castello. Mura perdute in un tempo ormai dilatato dal silenzio, dall'abbandono. Altrove il ricordo della storia civile è invece ancora vivo nella pietra che ha saputo vincere l'ingiuria del tempo. Eccone ad esempio la quattrocentesca rocca di Celano. A poca distanza, nello stesso paesaggio della Marsica, una immagine ancora più antica. I resti archeologici di Alba Fucense, che fu colonia romana. Romani sono anche altri resti sparsi nella regione, come questo anfiteatro che sorge non lontano dall'Aquila, di Amiternum, del secondo secolo avanti Cristo. Di tre secoli più antiche, ecco le pietre di un altro teatro. Qui sedevano le genti che con tanta fatica Roma riuscì a piegare, i Sanniti. Rovine venute alla luce nei pressi di Pietra Abbondante, sulle montagne che dividono il Molise dall'Abruzzo. Ancora nel Molise. Sorvoliamo l'abbazia della Madonna del Canneto, duecentesca costruzione isolata nella solitudine della Valle del Trigno. Nel quadro severo delle sue montagne e nelle difficili condizioni di esistenza da esse determinato, il profilo spirituale di queste terre fu modellato dal cristianesimo. E la prima forma di incivilimento di queste regioni emanò dalle grandi abbazie benedettine. Ecco, sotto il paese che la domina, San Clemente a Casauria.
la civiltà benedettina aprì la via alla successiva civiltà francescana, che ebbe espressioni stupende, come la cattedrale di Atri, e si estese, si può dire, alle parrocchie anche le più umili, e lasciò un'impronta precisa sul costume. Un altro centro benedettino è San Vincenzo al Volturno, del IX secolo. Gioielli di un'architettura religiosa a volte isolata nel paesaggio, a volte corpo unico con il centro abitato che lo circonda, come la duecentesca chiesa di Santa Giusta a Bazzano. Un'architettura, un'arte, una scuola severa. Ecco i dettagli decorativi di una chiesa duecentesca a Bominaco. Uno stile che riflette nell'asciutta semplicità della pietra scolpita, umile ma al contempo orgogliosa, il carattere stesso di queste terre e la spiritualità della sua gente. Chiese e cappelle senza storia, perdute tra valli e montagne, come questa che abbiamo filmato sullo sfondo del lago di Scanno, testimoniano di quella vocazione ascetica che fu per molti la forma più accessibile di salvezza ed elevazione di una condizione umana sovente assai dura e prossima alla disperazione. Ed egualmente tipico del cristianesimo di queste regioni è il fatto che esso non poté impedire che si inserissero nel culto miti e usanze pagane, raffigurazioni simboliche degli istinti e delle forze naturali, e così tenacemente vi si radicassero da sopravvivere tuttora. Ne è un esempio preciso la festa annuale del Santo delle Serpi a Cocullo, ricordo di una lontana celebrazione pagana del popolo dei Marsii, che pare adorasse nella serpe una delle sue divinità. Un altro esempio di questo sincretismo tra ritualità pagana e spiritualità cristiana è la grande festa pasquale di Sulmona, la città di Ovidio. Abbiamo raggiunto e sorvolato Sulmona prima che le sue strade e la sua grande piazza venissero invase dalla folla di fedeli e pellegrini che qui convengono nel giorno di Pasqua per assistere ad un rito cristiano ove non è difficile scorgere il ricordo di precedenti remote feste pagane della primavera. L'antica confraternita di Santa Maria della Tomba celebra la festa della Resurrezione. Le statue di San Pietro e di San Giovanni si recano alla chiesa di San Filippo per annunciare alla madre che il figlio è risorto. Prima essa non crede alla notizia ed esita, quindi, improvvisamente convinta, lascia cadere dalle spalle il manto di lutto e corre veloce verso il Cristo. Tradizione cristiana, lontane origini pagane. Quel manto che da nero è diventato verde, cos'altro non è se non la terra che a Pasqua, a primavera, si è risvegliata spoglia e scura dal lungo letargo invernale. La religiosità di queste terre ha avuto nel passato un suo specifico peso anche nello sviluppo civile. Furono infatti motivi d'organizzazione religiosa a mutare alcuni paesi in borghi più popolosi, in città.
Sorvoliamo Penne d'Abruzzo. Questo centro fu il capoluogo della zona fino allo sviluppo industriale recente di Pescara, sulla costa. Uno sviluppo industriale che ha toccato in parte anche Chieti, alla sua estrema periferia. Ma qui, sorvolando il centro antico della città, ci si accorge che la bilancia tra l'antico e il nuovo, a Chieti, pende a netto favore della tradizione, e i chietini ne sono coscienti, e i più anche orgogliosi. Ostentato orgoglio per la propria città e la propria tradizione è anche quello dei cittadini dell'Aquila. Cittadini che, forse per la scarsa immigrazione, hanno tutti qualcosa di comune e ereditario nel carattere, in cui il tratto più notevole è certo la fierezza. Altre città d'Abruzzo rimproverano appunto agli aquilani l'orgoglio, ma esso appare giustificato se la città, solo a sorvolarla dal cielo, si svela in un così severo e tradizionale impianto urbano, e così ricca in pregevoli opere d'architettura civile e religiosa. Santa Maria di Collemaggio, il più suggestivo monumento dell'architettura religiosa d'Abruzzo. Fu costruita nel 300, secondo lo schema tipico delle chiese abruzzesi a coronamento ornamentale. L'orgoglio dei cittadini dell'Aquila è dunque ben fondato. Ed è certo una disposizione atavica se gli spagnoli vi eressero un munitissimo castello, non per difendere la città, ma, come ricorda una lapide, per intimidirla. Resti e rovine di altri castelli più antichi ci aiutano a ricordare, tra leggenda e storia, l'origine dell'Aquila. Sorgevano in questa zona 99 castelli. Con la pace del 1223, Federico II fra tutti ne sceglie uno, il maggiore, detto dell'Aquila, per porvi il centro della sua nuova feudalità. E il centro abitato, più tardi cresciuto all'ombra e nella protezione di quella salda fortezza, avrebbe appunto preso il suo nome, l'Aquila. Abbiamo lasciato l'Aquila. Oltrepassiamo la catena del Gran Sasso che le fa corona. Puntiamo verso un'altra nobile città d'Abruzzo, Teramo. E scopriamo in questo itinerario un versante totalmente diverso dall'altro che sovrasta l'altopiano di Aquila, da parere un'altra montagna, più articolata e varia, boscosa, ricca d'acque. Sono le foreste di Pietracamela, oltre le quali giungiamo su Teramo. Città cresciuta attorno alla sua splendida cattedrale del XII secolo. Città di raccolta misura, dominata da un osservatorio astronomico di fama internazionale, con l'Urania, ove il cielo viene scrutato e studiato da oltre 70 anni. Ma nella regione altri specchi astronomici puntano verso il cielo. La conca del Fucino, che sembrava un mondo chiuso nella chiostra dei suoi monti, ha ora il privilegio di funzionare da posto di ascolto planetario. Qui, al telespazio, le bianche concave occhiaie dei ripetitori dialogano in silenzio coi satelliti alti nel cosmo. Un miracolo della tecnologia d'oggi, al centro di una Terra che nasce da una grande operazione di bonifica, che in questi anni compie un secolo. Questo era il fondo di un grande lago, il terzo d'Italia per la sua estensione.
E ora qui vi sono campi coltivati, ricchi, fertili. La quieta valle del Pescara, un'altra zona d'Abruzzo che ha subito negli ultimi decenni uno sviluppo impetuoso. Nell'immediato dopoguerra, Pescara divenne la cerniera delle relazioni economiche tra il nord e le Puglie, una posizione che ha favorito un veloce sviluppo industriale e favorisce sempre di più diversi settori dell'iniziativa cittadina. Pescara in 30 anni ha triplicato il numero dei suoi abitanti. Restano gli ingegni da pesca lungo i moli del porto, a ricordo di quella Pescara la cui pineta D'Annunzio vedeva come un ciuffo sconvolto sull'Adriatico verde. Ora la città specchia nel suo canale e nel suo mare sempre nuove fabbriche e grattacieli, in una crescita convulsa e stupefacente. A sud di Pescara, ecco la terra cantata e dipinta da D'Annunzio e Michetti. Tra le lontane catene montuose e il mare, oltre Lanciano, un'unica ondulata distesa di colli, folti di ulivi e di vigneti, e di antichi borghi, ricchi di storia. Sorvoliamo il centro di Vasto per continuare il volo in un paesaggio aperto sull'Adriatico, in un orizzonte sfumato tra colline e mare. Qui, isolata sulla costa, l'abbazia di San Giovanni in Venere, dell'VIII secolo, ricostruita nel 1000 per opera dei Benedettini, ci appare nel suo stile compatto, ben differente da quello più snello e ornamentale dell'architettura religiosa dell'interno abruzzese. Pietra tagliata in un impianto di influsso gotico, forse mediato attraverso la vicina Puglia. E le Puglie infatti non sono lontane da Termoli, sbocco del Molise sull'Adriatico. Un borgo medievale proteso sul mare, con il ricordo del suo passato a riflettersi nell'acqua immobile del porto, nodo delle rotte adriatiche verso l'Oriente, punto di partenza di crociate e commerci. Lasciato l'Adriatico, penetriamo nell'interno del Molise. Per molto tempo esso era chiamato Contado del Molise e in seguito fu accomunato all'Abruzzo e mantenuto in una ingiusta subordinazione. Il gemellaggio tra le due regioni contigue sembrava naturale finché durò in queste valli la transumanza delle greggi che dai monti d'Abruzzo andavano verso il tavoliere delle Puglie, ma ben presto decadde con l'estinguersi di essa. Il paesaggio molisano è aspro, ma addolcito dal verde di boschi e macchie di quercioli e lecci. La minuscola azienda agricola è diffusissima. Sono piccole estensioni di terre coltivate a fatica, campi che giorno per giorno l'uomo e l'aratro contendono alle rocce delle montagne. La severità costante del Molise si ammorbidisce nella sorpresa che oltre l'ultima barriera di rocce permette la scoperta della gelosa, incantata solitudine dei suoi paesi. Da Duronia a Pesche, case e uomini fusi con la montagna, in una armonia naturale che le riprese dal cielo ci permettono di conoscere nella sua semplice umiltà. Da Capracotta, uno dei più alti comuni d'Italia, continuiamo il nostro itinerario sugli antichi centri del Molise.
sorvolata Pescolanciano. Dominata dall'antica dimora dei suoi signori, ecco Trivento. Oltre la valle del Trigno, su cui questi paesi si affacciano, raggiungiamo Campobasso, il capoluogo regionale dominato dalla Rocca di Monforte. Andiamo! Un'antica danza molisana. È il ballo dei batocchi, che nei piccoli centri un tempo si danzava nella stagione dei raccolti. È una festa di sapore paesano, ma oggi l'abbiamo filmata sulla piazza di una città. Un momento colto a Isernia, che festeggia la sua nascita a provincia. E di nuovo, dalle terre del Molise, torniamo in Abruzzo, puntando verso il cuore verde della regione, il suo parco nazionale, oltre al Fedena e Opi. La Camosciara, il Monte Amaro, il Monte Irto, il Vallone delle Palanche, la Val di Rose, il Monte Marsicano. Nomi di un'area unica non solo in Italia, ma in Europa, dove l'uomo ha inteso rispettare, non prevaricare, mutare. Un bene culturale e territoriale, che è pari a quello delle opere d'arte che formano l'altro patrimonio di questa regione. Ma oggi quest'area di verde diminuisce e gli ultimi animali del parco vivono precariamente in uno spazio sempre meno libero. Il camoscio è sempre più raro, i caprioli e i cervi sono estinti. L'ultima specie presente in Italia di orsi è ridotta a poche decine di unità. 30.000 ettari di boschi e vallate da salvare. Uno spazio ove una natura libera e salva da ogni contaminazione potrà essere di sempre maggiore invito al movimento turistico. Restano in attesa le valli e le cime. Elementi di quella natura che, prepotente e sovrana, ci ha accompagnato momento dopo momento nel nostro itinerario, ponendosi come continuo severo confronto con le opere dell'uomo. Il nostro viaggio finisce qui. Finisce sorvolando questo piazzale di marmo aperto come una conca montana, sonoro di acque come una delle tante vallate che abbiamo scoperto dal cielo nel cuore dell'Abruzzo e del Molise. È la fontana delle 99 cannelle, all'Aquila. Quest'acqua sgorga qui da 7 secoli e ogni getto simboleggia uno di quei 99 castelli che federandosi, unendosi, contribuirono a costituire quella solidale unità dalla quale nacque la città dell'Aquila, simbolo di quella più generale disposizione alla solidarietà dell'uomo di queste terre.